Buongiorno dal TG Flash, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Reti in Sai Luca, il 19enne arrestato dalla polizia con l'accusa di strage per l'attentato avvenuto in via del collegio ad Imperia lunedì notte. L'albanese è stato raggiunto questa mattina in carcere ad Imperia dal GIP Ranieri, dal PM Pradella e dai suoi difensori, gli avvocati Ramadan Tahiri e Giovanni Di Meo. Quest'ultimo ha evidenziato che la scelta di non parlare è una questione soltanto tecnica, ma che presto il loro cliente risponderà alle domande dei magistrati. Sentiamo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, per una scelta tecnica che abbiamo suggerito noi difensori, in quanto che abbiamo un quadro davanti che è molto confuso ancora. Probabilmente un interrogatorio oggi sarebbe stato di scarsissima utilità per la prosecuzione delle indagini. Abbiamo spiegato anche questo fatto al Procuratore della Repubblica e poi magari ci promettiamo in futuro di presentare nuovamente il nostro cliente davanti all'autorità giudiziaria per un interrogatorio che abbia veramente un qualche significato. Il fermo è stato convalidato e ovviamente è stata disposta la misura della custodia cautelare. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'edilizia Marco Scaiola, ha determinato il contributo del Fondo Sociale Affitti per l'anno 2015 per circa 3 milioni e mezzo di euro. Il fondo è a disposizione di quelle famiglie con un contratto di locazione privato, ma con situazione reddituale ed economica analoga a quella prevista per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sempre l'assessore Scaiola ha fatto sapere che grazie al decreto relativo al programma di recupero alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica per interventi di lieve entità per un massimo di 15.000 euro ad alloggio, nelle prossime settimane la Regione disporrà di oltre 2.200.000 euro per un intervento che interessa circa 155 alloggi. E sarà analizzata nelle prossime ore da parte del Comune di Ventimiglia la richiesta di variante presentata dalla società Cala del Forte per il porto turistico. Le modifiche riguardano la possibilità per l'approdo di ospitare barche di dimensioni più grandi di quelle inizialmente previste. Già rigettate invece le richieste relative a modifiche delle opere a terra. Sentiamo. È stata convocata per domani pomeriggio la Commissione Consigliare Lavori Pubblici del Comune di Ventimiglia che dovrà iniziare l'esame della richiesta di variante presentata dalla società Cala del Forte per il porto turistico. La società concessionaria ha infatti presentato tutte le integrazioni richieste nel mese di ottobre e ad oggi la pratica sta esaurendo la procedura di verifica da parte dei singoli uffici. Questa variante, come noto, concerne modifiche allo specchio acqueo per consentire l'attracco di barche di maggiori dimensioni, mentre sono già state rigettate dalla Giunta Comunale nel gennaio scorso le richieste relative a modifiche delle opere a terra, tra le quali la diminuzione dei parcheggi, la creazione di una media superficie di vendita, l'ampliamento dell'area di destinazione alle lavorazioni portuali. L'amministrazione comunale di Ventimiglia, tuttavia, anche con l'assenso dei consiglieri di minoranza, ha ritenuto opportuno avviare l'esame della pratica ancor prima della conclusione dell'istruttoria, questo per agevolare un più celere passaggio in consiglio comunale. E torniamo ora a parlare dei tagli alla sanità che stanno facendo molto discutere. Da un lato l'assessore regionale Sonia Viale punta il dito contro il governo, accusato di non dare le risorse per i farmaci salvavita. Dall'altro vengono invece sollevate altre critiche alla regione stessa da parte degli esponenti d'opposizione, Raffaella Paita del Partito Democratico ed Alice Salvatore del Movimento 5 Stelle, che sottolineano i rischi derivanti da una privatizzazione della sanità. Sentiamo. Dobbiamo ovviamente fare la campagna vaccinazioni, dobbiamo fornire a tutti i pazienti il farmaco per l'epatite C, dobbiamo quindi sicuramente e con un nobile scopo fornire tutte queste risorse ai nostri cittadini senza dare però le risorse adeguate, continuando a tagliare il Fondo Sanitario Regionale. Questa situazione è insostenibile, far riuscire a quadrare i conti non è nella realtà delle cose, anche perché andando a vedere nei prossimi 3 anni la manovra prevede un aumento dei tagli dell'80% a carico delle regioni e per il governo e per i ministeri
potete immaginare quanto è il taglio? Un meno 15, cioè non tagliano, anzi aumentano le spese. E direi che forse se bisogna tagliare, dobbiamo tagliare tutti, regioni e Stato. Abbiamo detto i tagli? Sì, ragionevoli, sì, ma su alcune spese, come il farmaco salvavita, deve essere il governo a darci le risorse. Perché guardate, chiudere le province senza governare il passaggio, abbiamo un problema con le strade provinciali, con il personale, è un problema importante che è ingovernato dal governo ed è stato fatto ricadere sulle spalle delle regioni. Ma chiudere le regioni senza un'adeguata transizione rispetto al sistema sanitario significa far saltare il sistema della sanità e questo è inaccettabile. La sanità non è come una strada provinciale, è un allarme forte di tutti i presidenti delle regioni, sinistra o destra non c'entra. Il provvedimento clou che riguarda la sanità è la privatizzazione dell'intero impianto per fornire la sanità privata a chi va in crociera, a chi sta in una struttura turistica, cioè a tutti tranne ai liguri e a chi ha bisogno, ai più deboli. Un provvedimento, diciamo, come dire, abbastanza sconcertante proprio per la filosofia che lo ispira. Temiamo, e anzi è una certezza, che il modello sanitario che stanno perseguendo attualmente la giunta Toti sia un modello che si avvicina molto a quello americano, dove appunto soltanto chi ha i soldi può permettersi di curarsi. Purtroppo questa situazione si stava già verificando comunque anche con il governo del Partito Democratico uscito. Ad esempio, non erano più previsti i servizi di trasporto ambulatoriale per certe categorie di malati oncologici. Questa cosa è inaccettabile in un paese civile, che si definisce civile. Ecco, questo sta succedendo, stanno togliendo i servizi. Questo poi è anche una conseguenza della politica del governo centrale, perché Renzi è andato a tagliare tutti quelli che sono i fondi destinati agli enti locali, quindi alle regioni, ai comuni, per poter declamare che lui non aumenta le tasse. Sì, non aumenta magari le tasse nazionali, però costringendo gli enti locali a non avere più fondi per erogare servizi, sono gli enti locali che devono aumentare le tasse e quindi anche erogare minori servizi. Nella sanità noi assistiamo a questo fenomeno che vogliamo contrastare, appunto, di una privatizzazione che, oltre alle tasse sempre più alte che stiamo pagando, ci sarà anche da doversi pagare poi il servizio. Finale Ligure è tra i primi comuni in Italia a dotarsi di un'applicazione scaricabile su smartphone per comunicare in maniera semplice e intuitiva gli stati di allerta meteo, oltre ad informazioni di interesse generale in tema di protezione civile. L'app, chiamata Allarme Meteo IT, è adottata in via sperimentale anche dal Lazio, dal Piemonte e dal Comune di Roma. E prosegue fino all'8 novembre la campagna dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, denominata I Giorni della Ricerca, con un ricco programma di appuntamenti per informare il pubblico sui progressi della ricerca. Tra le iniziative anche il racconto di alcune storie con testimonianze dirette. Sentiamo. Bologna, città da cui non sono riuscito mai a staccarmi totalmente, perché sono 37 anni che vivo a Bologna, una città che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco sempre. Faccio il barista, faccio il factotum del locale, gelateria, pasticceria, ristorante, birreria, dove serve Christian accorre. Mi piace questo lavoro, nonostante mi tolga il venerdì e il sabato, che sarebbe un ottimo momento per andare in barca a vela. La vela è esattamente la metafora che utilizzo per superare gli ostacoli, ma soprattutto per vivere. Esattamente 29 anni fa iniziai a sentire delle fitte allo stomaco, finché l'8 giugno dell'86 mi diagnosticarono un linfoma di non Hodgkin. La verità è che quei giorni in ospedale, ahimè, a 8 anni mi ricordo tutto. Mi ricordo gli sforzi che ho fatto per resistere a delle cure invasive al tempo. Quella lotta e quella sofferenza sono, a distanza di tanti anni, indelebili.
Se non avessi avuto a fianco mia madre, mio padre, quindi i dottori, i sorrisi continui, forse le medicine non avrebbero avuto il loro corso con un risultato così sorprendente. E quindi mi sono accorto che la mia malattia era stata sconfitta dal sociale. La mia malattia era stata sconfitta grazie alla ricerca. Io ho avuto un tumore 29 anni fa, oggi lo stesso tumore dato al 10% è al 70%, oggi vuol dire che su 10 bambini 7 ce la fanno. La ricerca è veramente l'unico mezzo che noi abbiamo per permettere di dare una speranza. Ma la cosa stupefacente è che negli ultimi 20 anni, quando io testimonio la mia storia, che ce la si può fare, che i risultati sono straordinari, i ricercatori vedono nel giro di pochi mesi i risultati. Ci sono persone che hanno una speranza in più immediatamente, ed è una cosa che ci riguarda tutti. Nessuno è esente dal poter dire non investo nella ricerca. Forse il cancro per me è stato un trauma, mi avrà cambiato totalmente la vita, ma mi ha dato un regalo straordinario, quello di poter cogliere l'umanità della gente. L'inchiesta della Guardia di Finanza sui dipendenti comunali di Sanremo sarà al centro della nuova puntata di A Tutto Ponente, in onda questa sera alle ore 21. Avremo ospiti in studio Lorenzo Trucco, attivista del Movimento 5 Stelle, e poi l'avvocato Andrea Rovere. A seguire ci sarà la proiezione di un video della Promimperia intitolato Dalle Alpi al Mare, e poi subito dopo la nuova puntata dell'Irriverente, in cui si parlerà di turismo e di come questo settore si stia modificando. Vi ricordo che i nostri telegiornali e le nostre trasmissioni sono scaricabili anche dal sito internet imperiatv.it, e poi continui aggiornamenti con notizie e anche i nostri servizi filmati sulla pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per il cordiale ascolto. Arrivederci.